Da questa mattina, 30 novembre 2022, la Corte Costituzionale è riunita per decidere in merito alla legittimità dell'obbligo bazzinale. Seduta sospesa alle 13.30 per poi riprendere alle 15.30. Negli aggiornamenti che ho diffuso nella community vi ho raccontato anche l'episodio, presente anche nel video che ho pubblicato qualche ora fa, che vede coinvolto l'avvocato Sinagra, al quale la presidente della corte Silvana Sciarra ha tolto la parola. Guardiamo assieme lo spezzone. Per ritornare all'avvocato Thompson, io non lo so voi come deciderete. Non lo sa nessuno. Certo, gli auspici non sono favorevoli, perché la stampa di Torino di ieri ha pubblicato un articolo della signora Donatella Stasio. Ma non ci occupiamo di questo, la prego, le tolgo la parola. Le tolgo la parola e do la parola all'avvocato Di Lorenzo. Noi qui non ci stiamo occupando di stampa e di nulla. La prego di cessare il suo intervento. La prego di cessare il suo intervento, non lo è più. La prego di cessare il suo intervento. La parola all'avvocato Di Lorenzo. L'avvocato stava raccontando le gesta del famoso avvocato Thompson, il quale, dopo la sentenza di appello contro Sacco e Vanzetti, si tolse la toga e la gettò innanzi ai giudici, dicendo: non metterò mai più piede nelle aule di giudizio del Massachusetts. Per chi non se lo ricordasse, Sacco e Vanzetti erano i due italiani immigrati negli Stati Uniti condannati per duplice omicidio che molto probabilmente non avevano commesso. Furono giustiziati sulla sedia elettrica nel 1927. Parliamo di questo, la prego, le tolgo la parola, le tolgo la parola e do la parola all'avvocato Di Lorenzo. Noi qui non ci stiamo occupando di stampa e di nulla. La prego di cessare il suo intervento. La prego di cessare il suo intervento, non lo è più. La prego di cessare il suo intervento. La parola all'avvocato Di Lorenzo. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.